Che per caso ti senti osservato, Alfred? Namaste, io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di possiamo andare in retromarcia. Siamo nella Batcaverna, siamo in Batman Arkham Origins, vediamo pure di andare avanti. Interagiamo con cosa? Col computer? Perché abbiamo appena combattuto Killer Croc e adesso possiamo andare un po' avanti a capire cosa succede. Nel senso di più di uno? Esattamente. E ha avuto queste informazioni da un uomo coccodrillo? Si chiama Killer Croc ed è già dietro le sbarre. Oh, povero il compagno di cella. Cavoli suoi, ma voglio sapere chi altri seguisse quel drone. Ognuno di loro avrà una di queste buste. Segnate stasera. Sono tutti killer su commissione e dei migliori. Maschera Nera sta facendo sul serio. Slade Wilson, Deathstroke, ex militare, oggetto di un esperimento medico fallito. Fallito, dice? Garfield Lynx, alias Firefly. Oh. Ustioni sul 90% del corpo. La sua ossessione sarà la sua fine. È di un certo qualcuno che conosco. Questo volto non mi è familiare. Coppert. Strano, questi dossier parlano di un uomo, non di una donna. 14 evasi, eh? Beh, tu invece non uscirai. Ma che... Aiuto! Floyd Lawton, alias Deadshot. Fermo! Qui dice che è un tiratore scelto. Come caspita? Sospettato di 4 omicidi aggravati. Pericoloso, ma incauto. Un teppista di nome Lester Buczynski. Si fa chiamare Electrocutioner. Che shock! Che shock! Iva. Un'abilità senza rivali. Questa è brava con... Au! $50 milioni addirittura. Bane, qui, a Gotham. Oh, Bane. Un pochino più magrolino rispetto a quello che abbiamo già conosciuto negli altri Arkham. Che mai si farebbe assoldare come assassino? È il direttore Joseph? Ecco come Maschera Nera è entrato nel carcere. Usa la tortura per intimorire e divertirsi. 8 assassini vogliono la sua testa. Che cosa pensa di fare? Scoprirò chi stesse pilotando questo drone e mi farò dire ciò che sa. Poi troverò Maschera Nera e chiuderò la faccenda. Quindi un po' di spiegazione sto giro. Ma le ricordo che lei e io siamo le sole persone a conoscere la vera identità di Batman. Perciò se passasse la serata qui, quegli assassini molto probabilmente fallirebbero il colpo. Colpirebbero degli innocenti per attirare la mia attenzione. Non posso rischiare. E invece pensa che fare da bersaglio per loro sarebbe un'idea migliore? C'è una sola persona a Gotham che possa mettere le mani su qualcosa del genere. Il Pinguino ha fatto pedinare Maschera Nera. La prossima destinazione è un rendezvous con gli uomini del Pinguino al Jezebel Plaza. Li farò parlare. Ok, profilo di personaggi sbloccati assassini, perché effettivamente... So quel che faccio. Casomai cambiasse idea e decidesse di restare qui ad allenarsi, manterrò attivo il centro di allenamento. Ottimo, grazie per... È pronto per portarla al Jezebel Plaza, sir. Ok, molto, tante cose tutte insieme, quindi vediamo un po' cosa succede. Intanto andiamo a vedere un attimo sul Vigilante Ombra. Ah, queste sono le cose nuove che abbiamo sbloccato del sistema Cavaliere Oscuro. La Wayne Tech ci mostra che abbiamo gli upgrade ausiliari che possiamo sbloccare adesso. E cose abbastanza interessanti che hanno a che fare con la concentrazione non stop. Raggiungi il livello Vigilante Ombra nel sistema... raggiungi il livello Vigilante Ombra 3 nel sistema Cavaliere Oscuro per ottenere questo upgrade. Quindi sono upgrade che abbiamo insomma nel sistema. Infatti qualcosina faremo magari di volta in volta. E abbiamo un sacco di profili, appunto, perché abbiamo sbloccato gli 8 assassini che ci cercano. Ovviamente sono Bane. Possiamo vederli così? Profili qua, e se faccio... no, devo uscire e rientrare. Poi abbiamo Copperhead. Poi abbiamo il mitico Deadshot e il mitico Deathstroke, che ci sono insieme questa volta. E se non sbaglio entrambi li abbiamo già visti negli altri Arkham.
Bane ovviamente c'è anche lui quasi sempre. Electrocutioner, questo è leggermente nuovo. Firefly l'abbiamo visto? Non mi ricordo se l'abbiamo visto. Abbiamo visto delle citazioni qua e là, e se non mi ricordo c'è in Arkham Knight addirittura Firefly. Poi abbiamo Killer Croc ovviamente che abbiamo catturato, e Shiva. Shiva è un'assassina un po' diversa. Abbiamo anche varie altre citazioni, abbiamo capito perché il direttore Joseph ha l'occhio mezzo distrutto, e andiamo pure avanti. Vediamo un attimo allora nel Vigilante Ombra. Quindi se facciamo qua, ci sono diversi livelli e vedrò magari di farne qualcuno. Facciamone almeno uno giusto per capire cosa dobbiamo fare. Esegui 5 contrattacchi, quindi dovrebbe essere abbastanza facile da fare. Premi Y, l'indicatore sopra azzurro, quindi questo in realtà l'abbiamo già fatto, no? Usa il Batarang 3 volte in combattimento, facciamolo. Quindi queste qua sono ricompense da fare di volta in volta che abbiamo questo sistema del Cavaliere Oscuro. Altre cose da fare, se andiamo sulla mappa, abbiamo la Batcaverna, ma qua abbiamo la console di addestramento. Sì, per agevolarle il viaggio ho impostato punti di navigazione automatici in varie zone della città. Una delle destinazioni programmate la porterà direttamente a Jezebel Plaza. Quindi abbiamo i viaggi veloci, ma vorrei vedere di andare un attimo, vorrei vedere cosa c'è là. Quindi dobbiamo scendere e fare il giro da quella parte. Quindi vuol dire che dobbiamo fare così. Però anziché salire sul Batwing, vorrei andare un attimo qua. Vorrei vedere. Accedi la console dell'addestramento. Ok, così possiamo vedere questa cosa nuova che c'è in questo capitolo. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Quindi possiamo decidere di usare anche altri personaggi. Iniziazione Bruce Wayne. Questo non l'avevo mai visto. Batman Notte Oscura. Che ovviamente c'ha il cosino di. Il simboletto delle lanterne. Batman lungo Halloween. Batman Red Sun, ok. Batman Gotham by Gaslight. Grafico degli anni 50, del nuovo 50, dei nuovi 52. È una serie, appunto, anche quello molto bello. Noel Dark Knight of the Round Table. Madonna, quanta roba. Il primo apparizione col costume. Il giorno più splendente, Terra 2 anche, Cavaliere Oscuro Terra 2, va bene, di tutto e di più. Ma facciamolo intanto col nostro personaggino normale, e forse abbiamo anche gli altri, belli. Judas Contract e Injustice, poi abbiamo lui e Wayne Vigilante anche. Ma andiamo pure con Batman semplice, e facciamo pure in classifica, ottieni medaglie in ciascuna mappa per ricompensare, per ricompense XP, usa le classifiche online per confrontare le tue abilità con quelle degli altri, ma questo lo vediamo. E appunto campagna, abbiamo le mappe della campagna da poter giocare che sono bloccate. In classifica bisogna farlo online, quindi non mi interessa. Addestramento lotta, possiamo fare questo. Esperto moltiplicatore combo, proviamo questa. Lotta non stop, KO, combo e moltiplicatore elevato. Lotta non stop, moltiplicatore elevato e KO combo. Non mi ricordo come si fa la lotta non stop, però credo senza mai sbagliare una combo, può essere. Mentre sei in modalità non stop, i tuoi colpi hanno portata e potenza maggiori, permettendo di scorrere tra i nemici e metterli KO con un colpo. Ottieni il moltiplicatore per 3 per entrare in modalità non stop, ottieni il moltiplicatore per 8 e ottieni il moltiplicatore per 15. Quindi è abbastanza semplice in realtà da fare. Dobbiamo semplicemente arrivare fino a per 15, vediamo se ce la facciamo. Dovrebbe essere abbastanza facile. Ah, ce l'avevo quasi fatta. Continuate così. Siamo arrivati a per 11, però mi sa che sono arrivato per 3, no, per 13 prima. No, bozzetto, ho sbloccato Blackgate rivolta, insomma, di robe da sbloccare ce ne sono veramente, veramente tante. Non abbiamo ottenuto neanche il... Moltiplica il moltiplicatore ed esegui una KO combo. Ok, riprova sfida. Che c'è anche il KO combo che si fa con A e B, se non mi ricordo male. No, con B e Y si fa. Sì, B e Y. Ok, riproviamoci. E poi andiamo avanti ovviamente con la storia. Ne farò una ogni tanto giusto per cominciare. Magari usiamo i tasti giusti. Aspetta.
E abbiamo il nostro moltiplicatore per 18 con anche la nostra combo. Quindi ce l'abbiamo fatta, abbiamo tutti e tre i trofei sto giro. Molto bene. E quindi facciamo pure continua e ce ne torniamo indietro facendo queste missioni integrate all'interno della combo della storia questa volta. Quindi tornando indietro, adesso appunto abbiamo sbloccato questi trofei che ce ne sono 351, 315 e 315 per loro tre, quindi veramente tanti tanti. Obiettivi attuali, dobbiamo ritracciare il pinguino e interrogare il trafficante. Quindi molto bene, abbiamo 15.000 di esperienza, così tanti? Abbiamo fatto un sacco di livelli, no. Come si vedono i livelli qua, da qualche parte? Andando qua e vedendo da qua? Ricompensa completamente costume Batman Cavaliere Oscuro. C'è anche quella roba lì. Madonna, ci sono un sacco di sbloccabili questi. Ah, ok, adesso vediamo. Ho fatto praticamente un terzo di livello per la precisione, perché 45.000, quindi niente male, possiamo andare avanti un pochino più velocemente in questa maniera. E andiamo pure a usare il nostro Batwing per andare direttamente. Per agevolarle il viaggio ho impostato punti di navigazione automatici in varie zone della città. Una delle destinazioni programmate la porterà direttamente a Jezebel Plaza. Sì, grazie. E tra l'altro è anche particolare perché, a differenza degli altri Arkham, questo presenta praticamente tutti i boss da subito e ci dà una visione completa di quello che dobbiamo fare. Interroga il trafficante delle armi, quindi intanto andiamo di qua e ci trasferiamo direttamente a Jezebel Plaza. Proprio la notte di Natale, tra l'altro. Sempre queste entrate in scena atipiche. Ok, disattivo il sistema di jamming. Qualcosa di interessante qua in giro? Niente per ora. Andiamo un po' avanti, intanto sotto ci sono un paio di cose interessanti da guardare. Lasciateci e sarà come se no. Ma che? Prendi gli ostaggi. Visto che roba. Questo c'ha il fucile. Guardate l'ombra, che figata. Non confonderà il mio avversario. Devo portarmi fuori pericolo. Può sparare a ciò che non vede. Oh, abbiamo la mitica cosa che stiamo con Rampino. Però solo di farli sparare su di me e sull'ostaggio. Ma non si aspetteranno un attacco dall'alto. Nessuno se l'aspetta. Quella cosa è venuta con voi. Ops. Il capo invertito, il mitico capo invertito. Allora, passiamo di qua. Posso scivolare alle spalle del sequestratore dal condotto. Esattamente. Queste meccaniche qua a me sono piaciute sempre tantissimo. No, il Bartartiglio, teniamoci. Che diavolo era quello? Credi che fosse quello che ci ha soldati? L'hai fatto incazzare per caso? Hop! Mettiti in salvo e chiama la polizia. Verranno a vedere cosa sta succedendo qui. Ok, lo farò. Doveva essere solo una chiamata. Riparare il ripetitore, roba da poco. Devo cambiare lavoro. Ok, ci sono due nemici, sono là sopra. Ah, possiamo passare attraverso anche così. Bello. Tra l'altro abbiamo fatto anche una delle peggiori incubo. Abbiamo fatto questa. Esegui un KO invertito, un KO condotto e un KO muro. KO silenziosi in un solo incontro predatore. Questa è un'altra cosa ancora. Intanto abbiamo il secondo e poi ci manca il terzo. Ci manca ancora un nemico armato.
Eccolo dov'è. E facciamo il KO da sporgenza. Whee! Preso. Bellissime queste cose. E abbiamo una porta da questa parte per poter andare avanti. Siamo ancora nella fase tutorial, diciamo, però qualcosina interessante l'abbiamo trovato. E vedete, sfide Cavaliere Oscuro abbiamo completate e quindi appunto abbiamo un po' di punti tutti per noi. Le avarie della torre non sono dovute alla tempesta. Devo controllare la scena del crimine e scoprire cosa è successo. Per prima cosa devo identificare la vittima. Ah, questa è la modalità detective, un pochino più precisa, come potete vedere, però dobbiamo capire chi è. Shannon, dipendente della Gotham Optics, riparava un ripetitore difettoso. Ma cosa l'ha ucciso? Una scansione del DNA sul muro mi darà una risposta. E tra l'altro vedete che appunto mi si aggiunge le varie cose, e qua vedete il fascicolo che andiamo a completare di volta in volta. Quindi ad esempio continuiamo di qua e mi fa vedere cosa è successo. C'è stata un'esplosione. L'analisi dell'impatto indica che la vittima è stata uccisa da un'esplosione originata da questo pannello. Devo scansionarlo in cerca di indizi aggiuntivi. Quindi andiamo a prendere questo pannello qua. Sembra che il pannello sia stato minato per esplodere all'uso di una scheda per accedere. Qualcuno non voleva che riparassero la torre. Qualcuno che ha lasciato molte impronte. Sto inviando delle impronte da analizzare. Fammi sapere cosa trovi. Certamente, sir. La ricerca è in corso. Ecco qui. Appartengono a un certo John F. Becker. È un criminale di basso rango, per lo più crimini minori. Solo... che strano. Cosa è strano? Il signor Becker è morto, sir. Il suo cadavere è stato trovato nel Diamond District poco meno di un'ora fa. Qualcuno sta coprendo le proprie tracce. Posso ripassare il pannello d'accesso minato con il sequenziatore crittografico, ma mi servono i codici di cifratura della scheda della vittima. Potrò trovarla analizzando la scena del crimine. Ok, e quindi andiamo avanti con lo scanner di prove ancora. E abbiamo completato questo. Possiamo completare anche qua sotto. C'è qualcosa? No, dobbiamo entrare di nuovo nella scena. Bellissimo, a me la modalità detective così mi piace tantissimo sempre. C'è qualcosa di interessante ancora da beccare? Cerchiamo di capirlo. Di qua? Possiamo aprire questo? No. Ah, dobbiamo riavvolgere. Perché possiamo riavvolgere e a questo punto possiamo prendere... Qua c'è qualcosa che è volato da quella parte. Che mi dice che bisogna andare qua dentro. Eccola là la scheda, lo vedo. Argomento dell'esplosione. Può analizzare questo? Si può analizzare... Apriamolo prima. E forse adesso ce la facciamo. Eh sì, eccolo là. Questa scheda ha i codici che mi servono per accedere ai Bingo. Monitori di rete. E quindi tieni premuto per il sequenziatore e possiamo penetrare qua dentro. Stiamo un po' più lontani magari. Vediamo come funziona il sequenziatore questa volta. Dobbiamo completare questo. Quindi con le due cose dobbiamo cercare... Ad esempio qua c'è scritto PURTROPO. E ce l'abbiamo fatta. Con permesso... Andiamo su. C'è nessuno? Alfred,
Contatta la polizia e avvertili del cadavere. Manda anche i dati della mia analisi. Certamente, sir. Intende dire che ha trovato l'origine del disturbo? Credo di sì. Ah, bisogna aprire anche le porte in maniera incredibile, di cattiveria. Usiamo il sequenziatore anche qua, vediamo la prossima parola. Ciao Enigma. Sapevo che non avresti tardato ad arrivare. Scusa il caos al piano di sotto. Chi parla? Puoi considerarmi come un grande mistero, uno che non risolverai mai. Enigma, allora. Ti credi intelligente, vero? Dimmi se lo sono io. Controllo torri come questa in tutta la città, finché sono attivi il tuo Batwing è inutile. E pare rimarrà così a lungo. Intendo, questa sta praticamente implorandoti di disattivarla e tu ti trastulli con il tuo giochino. Doppio senso. Ok, divieto di volo. Dubito che piacerà Maschera Nera. Di che cosa stai parlando? Non vuoi saperlo. Oh oh. Con il jammer disattivato posso spostarmi con il Batwing. E quindi in questa maniera posso andare in giro. Un sistema di protezione distribuito. Chissà cosa proteggono. Quella deve essere la tana di Enigma. Dovrei proprio fargli visita. Eh sì, perché c'è anche in questo gioco Enigma. E abbiamo appunto diversi criminali con le loro missioni secondarie. Una di queste sono le cose di Enigma. Vedo che ha ripreso il controllo del Batwings. Immagino che sia diretto a Jezebel Plaza. Il piano è quello. Ma allora ho anche una pista per Enigma. Non stia troppo a pensarci, sir. Sappiamo bene che finirà per fare entrambe le cose. Come un buon completista sa fare. Apriamo pure questa porta e andiamo pure fuori. Si può uscire? Ci mette un po' di caricamento, ma facciamo un giro qua su. Permesso. Oh, siamo fuori in città. Se non arrivo a Jezebel Plaza prima di quello scambio, non riuscirò a trovare il pinguino. Quindi abbiamo diverse cose. Allora, una è la pagina appunto con Enigma che abbiamo appena scoperto, ma abbiamo tirato fuori anche un paio di altre cose. Allora, questo l'abbiamo già visto. Questo l'abbiamo già visto. Abbiamo anche gli upgrade ausiliari che abbiamo sbloccato perché cominciamo ad avere anche il criptografico in più. E noi andiamo avanti verso il nostro obiettivo intanto. Questo mitico potenziamento qua. Ah, abbiamo i crimini in corso anche. Vedi quello che vedo io? C'è un crimine tra 100 metri da qualche parte. Questo in realtà è un anacronismo perché in realtà è sbloccato. Era un altro momento in cui c'era questa cosa, ma va bene lo stesso. Siamo qui per prendercelo. È anche morto. Sembra il reato in corso di cui parlava la centrale della polizia. Potrei indagare, forse fermarli. Ma devo anche. Metto un attimo in pausa perché effettivamente il gioco scatta tanto, perché in questo momento sto facendo un rendering sottofondo, forse non conviene. Quindi fatemi fermare un attimo il rendering. Ottimo, e adesso concentriamoci su questo. Occuparmi di quel contrabbando d'armi a Jezebel Plaza. Calcio! Picchiamo un po' di gente. Volevo usare. Volevo usare un po' di volte che bisogna farlo il. Devo prendere il ritmo per poter usare i Batarang.
Credo di averli usati 3 volte. Comunque abbiamo un potenziamento subito. Crimine in corso completato. E abbiamo eseguito 5 contrattacchi come altra sfida completata. E abbiamo anche usato il Batarang 3 volte. Ottimo, raggiunge il moltiplicatore per 8. Prossimo passo da fare per questo. E intanto andiamo avanti anche con i vari potenziamenti. Ad esempio vorrei mettere l'upgrade in mischia per... No, l'upgrade in mischia non ancora. Magari facciamo... Scusate, devo ancora imparare bene il menu di nuovo. Upgrade ausiliari? Concentrazione non stop. No, questi non posso farli. Devo prendere uno di questi allora. Esplosivo, detonatore frequenza, volume fumogeno aumentato. Se no possiamo fare... Andiamo, sì dai, andiamo di upgrade, corazza da mischia. Semplice, semplice, andiamo pure avanti. E continuiamo verso il nostro obiettivo. Whee! È un ponte lungo, devo usare l'acceleratore del rampino. Lo sto già usando. È una delle mie cose preferite. Possiamo anche fare la picchiata? Sì. Queste sono cose che, essendo un prequel, non dovrebbero esserci. Però effettivamente sono qua. Spero che manterrà un basso profilo stanotte, sir. Eliminerò quegli assassini prima che si accorgano che ci sono. Fidati di me. Non è solo... Whee! Io non zampetto. Via di qua. Ti prego, non mi uccidere, stai prendendo un'arma da per terra, quindi... Vabbè. Ottimo, ottimo. Compromesso? Andare di qua? Tra l'altro è bello che l'indicatore mi dice andare verso il ponte e poi di qua, che così aiuta. Ho il Batarang in questo momento, cosa voglio io? Sì, teniamoci il Batarang. Esegui una planata di 75 metri senza acceleratore. Dovrei andare qua. Devo andare qua? Entrare tramite questo, giusto? Eccoci qua. Mezza polizia nel taschino. Permesso. Tra l'altro pezzi di questa mappa sono già quelli che vi ricordate. Qua, se non sbaglio, da queste parti c'era Catwoman. Ecco, siamo arrivati alla piazza. Ottimo, direi che siamo arrivati alla piazza. Ci facciamo un bel saltino qua in mezzo. Ui. Permesso. A quanto pare sono arrivato per primo. Devo trovare un punto dove appostarmi senza essere visto. E andiamo a sentire questa cosa. Il pinguino. Se un Penny cambia di mano in questa città, lui ne è al corrente. Saprà senz'altro dove sono Maschera Nera e i suoi assassini. Ma non è facile trovare il pinguino. I suoi sono qui per affari. Li farò parlare. Ci vediamo quindi al prossimo episodio, direi. Ora vediamo chi è stato cattivo. Il chiacchierone. Buono. Quel Babbo Natale deve essere il capo. E vedremo di affrontarlo allora nel prossimo episodio.
Già, già. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Este Brave. Grazie ancora per la visione. Namaste. Be brave.